senso che non sei più un cazzo, non sei più nessuno. Scusa, no, finisco perché io questo. Finisco. Il problema è che questa è una discussione che secondo me dovresti fare. Ho finito, guarda che ho finito. Io lì dissi, di fronte a quella gente lì, che era la gente con cui noi, per cui noi avevamo lottato, che avrei appoggiato e votato al ballottaggio quel sindaco lì che prometteva di non fare l'inceneritore lì e di voler fare invece il centro riciclo modello Vedelago, tant'è che anche la settimana scorsa Carla Poli era qui a Prato ed è un anno e mezzo che seguo Carla Poli per far fare il centro riciclo Vedelago a Prato, punto, fine. Per fare il ballottaggio il candidato sindaco per fare l'apparentamento non può fare assolutamente niente, perché il candidato sindaco non appartiene alla lista. Hai fatto l'appoggio, vai. No. Allora, l'apparentamento, per fare un apparentamento ci voleva la tua firma, no, capisci? No. Sì? No, è io non fare il senso è abbastanza nobile. Poi sto chiedendo quello che è successo a Capanno, di ricordarle per le comunali. Noi avevamo una lista, come lista civica, a Capanno, c'era un'altra lista, c'era un sindaco del PD che, di cui erano tutti entusiasti, e noi cosa abbiamo detto? Non candidiamo un sindaco nella nostra lista perché ci sta bene uno così che dice delle cose, non le vedo delle robe. Poi quando ci sono i ballottaggi dei partiti, io la mia impressione, cioè il mio pensiero è quello di ognuno, noi non appoggiamo nessuno, poi ognuno privatamente è libero di dare un voto o un altro, questa è una cosa di coscienza vostra. Il movimento non appoggia nessuno, questo l'abbiamo sempre detto, però ripeto, a Capanno è successo questo, un sindaco che fa i pannelli, che farà la quota differenziata, che, di cui tutte le liste civiche erano soddisfatte, contente, tutto, non mi sono sentito, a loro non si sono sentiti di mettere lì un candidato per sostituire un sindaco così che andava bene, e infatti la scelta l'abbiamo scelto dei consiglieri, il sindaco andava bene così. Prima. Comunque mi sembra che da quello che ha detto questo signore non mi sembrano cose inconciliabili, sì. Insomma, si stanno sedendo a un tavolo i palestinesi e gli israeliani, non ce la fate voi. Allora, io ritornavo un pochino a quello che aveva detto prima per quanto riguarda la selezione dei DTAP, no? Tu hai detto per il portale 5 Stelle troveremo un DTAP di riferimento in ogni città, quindi la domanda era, i DTAP della Toscana preferenziali, chiamiamoli così, che li dobbiamo dare noi come coordinamento toscano 5 Stelle, cioè dobbiamo lavorare su questo? È una cosa operativa, però abbiamo capito. Non so ancora cosa dovrei rispondere. Presumo di sì, presumo che. Cosa vuol dire coordinamento? Non capisco. Questo chiamiamolo che è un coordinamento di Toscana. No, ma qui ognuno ha già invitato. Sì, ognuno ci può. Okay. Però siete voi che vi coordinate. Sì. Coordinate e vedere di succedere le cose. Per cui non c'è il coordinatore, è il referente coordinatore, il provinciale o regionale. Queste sono cose che non ci appartengono, non sono il direttore o il presidente o il referente. Noi non abbiamo referenti, quindi si deciderà unità per ogni città e poi il lavoro lo dovete fare con chi è riuscito a fare qualcosa. Allora, se chiamate ogni tanto Giovanni Fabio oppure Bono oppure Davide di Treviso,
e lui ti dà anche un po' di consigli di come ha fatto a fare delle cose, di come ha fatto a fare la riciclaggio di 90 scuole con la Poli, visto che la città ha previsto, facendo risparmiare 80.000 euro dalle tasse sull'immondizia ai trevigiani, come ha fatto un piano sul traffico e mettendo una mappa interattiva, facendo parlare quelli dei quartieri come muoversi. Allora, oppure un piano come Padova sull'illuminazione a LED, ci sono delle esperienze che vanno condivise, ma non posso essere io, siete voi attraverso i portali, andare lì, mentre vi incontrate, vedere avete fatto così, come avete fatto, cosa vuol dire questa cosa qui, come l'avete agito, fare una manifestazione contro un inceneritore, come bisogna muoversi, quali sono gli specialisti, ma siete voi che dovete portarli a fare, è semplice, non è difficile. È tenersi i diffidenti, io non ho detto che ha ragione lui, ha torto, sicuramente avrei tutte le ragioni, lui ha fatto qualche cosa che non hai condiviso, però succederanno sempre queste cose, ti prego, non è qua, succedono a casa mia, succedono sempre. Quelli che entrano prendono la tua idea, se la fanno loro e poi magari la gestiscono in un modo che tu dici di cui non sai assolutamente il senso delle cose. Succederanno sempre. Però noi se facciamo così, io vi dico questo, dal punto di vista della comunicazione, queste merde dei giornali, delle televisioni, non aspettano altro che adesso intervistare te e che dici le cose che pensi, che dici qua, o intervistare lui che dice le cose che pensi. Non aspettano altro. Quindi in televisione poi ci portano magari quelli che sono i dissidenti, gli articoli li fanno sui dissidenti per farci sembrare come loro. La loro strategia è farci sembrare come loro. Noi siamo altre cose, ci ridiamo anche sopra, non ci dobbiamo neanche più incazzare più di tanto. Abbiamo avuto un grandissimo risultato, grandissimo, voglio sottolineare, un grandissimo risultato, ma non montiamoci la testa, noi non cambiamo il mondo. Noi lo possiamo migliorare, lo stiamo migliorando, ma abbiamo fatto un lavoro in 5 anni, in vita, cioè da 4 anni. Il meetup è nato negli Stati Uniti, è un'idea, com'è nato il meetup? Mettere insieme delle persone le quali potevano prendere dei soldi,